Vorrei fare un benvenuto a Luca dalla parte del laboratorio, da parte di Villa Castelli. Luca viene da Pisa ed è socio fondatore di un'agenzia Booking, La Locosta, che ha nel roster molti gruppi interessanti e comunque di rilievo del panorama della musica indipendente italiana, che poi ci dirà e ci parlerà un po' specificatamente di tutto ciò. E un ringraziamento a Franz, un amico caro e che ci aiuterà in questo percorso giornaliero. Un'altra cosa che voglio invitare a farvi è compilare a fine seminario dei moduli di valutazione, che sono anonimi e servono comunque all'ente arti, alla regione, per valutare un po', diciamo, gli umori oppure comunque le sensazioni e le esperienze che abbiamo vissuto in questi seminari. Grazie. Ecco. Allora, benvenuti al Laboratorio dal Basso, grazie a Ciro, insomma. Questa mattina, insomma, il mio ruolo è quello di stare il più lontano possibile da Luca, nel senso che vorrei che fosse una chiacchierata, soprattutto con voi. Insomma, credo che siate tutti musicisti oppure avete a che fare con il mondo della musica, per cui è rivolto a voi e dovete, insomma, togliervi qualsiasi dubbio, avete la possibilità, insomma, di dialogare con dei professionisti del settore a livello nazionale, quindi avete il dovere, non solo il diritto, di togliervi qualsiasi dubbio nei riguardi, insomma, di quello che andremo a discorrere questa mattina. Innanzitutto, vabbè, un dubbio, insomma, anche sul titolo di questo incontro. Qua parliamo dal management e la produzione di un progetto discografico. Luca, in qualche modo tu ti occupi sei di Locusta, insomma, questa agenzia di booking, di concerti, ti occupi principalmente di organizzare i tour degli artisti che hai, insomma. Per quanto riguarda invece la produzione di un progetto discografico come Locusta, voi vi occupate anche insomma, del management oppure esclusivamente della parte relativa ai concerti? Questo giusto per introdurre, insomma, il tuo ruolo e per capire di cosa andremo a discorrere. Certo. Oh, Ah, il sì, hai ragione, microfono mi sono se non dimenticato. l'ho rotto. Sì, noi ci occupiamo principalmente di management, ma dal punto di vista dei concerti. Anche se negli ultimi anni abbiamo avuto esperienze di management dal punto di vista sia discografico, non come produzione discografica, ma di management in senso lato di diversi artisti. Però la nostra attività principale è quella di agenzia di concerti, quindi principalmente ci occupiamo di questo. Dal punto di vista discografico, diciamo di etichetta, noi in realtà abbiamo iniziato la nostra Avventura. sì, la nostra avventura come Locusta proprio con l'idea di mettere in piedi un'etichetta. Cioè, in realtà avevamo idee molto confuse, come si dice, poche idee ma confuse, e quindi non sapevamo nemmeno noi cosa avremmo fatto, però l'idea era quella che volevamo lavorare con la musica, questo ormai più di 15 anni fa, quasi 20 anni fa, e volevamo lavorare con la musica, ci sarebbe piaciuto mettere in piedi un'etichetta, ma organizzavamo concerti nella nostra zona, fra Pisa, Livorno, insomma, Toscana in generale. Organizzavamo dei concerti che in realtà servivano nella nostra ottica solo per finanziare in qualche modo il nostro progetto, e addirittura avevamo messo qualche soldo da parte, abbiamo comprato un piccolo impianto per fare dei service ad altri concerti. Insomma, abbiamo registrato dei gruppi nelle nostre, inventando uno spazio di registrazione tipo una stalla oppure una casa abbandonata, così, per dire che appunto non sapevamo assolutamente dove saremmo andati, e poi a un certo punto
diciamo che i casi della vita hanno fatto sì che abbiamo scelto un settore, abbiamo iniziato a lavorare su quello, e anche perché in realtà forse era che fra tutte le attività, quella dell'organizzazione concerti era quella che ci veniva meglio. Però, per rispondere alla tua domanda, Certo. abbiamo una delle prime cose che abbiamo fatto con il marchio Locusta è stato un disco. Un disco in vinile, un 12 pollici, e poi abbiamo fatto un CD che al tempo sembra di parlare di ere geologiche fa, in realtà era relativamente poco, insomma mi sento ancora abbastanza giovane da dire che quando ero giovane, ma anche ora, quindi insomma non sento che sia passato così Sì, tanto tempo, ma sì, effettivamente è passato tantissimo tempo, tanto che mi dimenticavo di dire che una delle cose che abbiamo fatto è una cosa anche assurda, vista ora, cioè la distribuzione di demo in cassetta, di demo di gruppi assolutamente sconosciuti che noi rintracciavamo con le riviste che al tempo c'erano, le poche riviste che c'erano, tipo Mucchio, alcune ce ne sono ancora, Rockerilla. Avevamo, scusate, la distribuzione di queste sì, cassette, ma insomma. no, cioè anche una cosa abbastanza, boh, diciamo, non, sicuramente non comune nemmeno al tempo. Contattavamo i gruppi che facevano questi demo e ci facevamo mandare 3, 4, 5 cassette che noi vendevamo ai concerti veri. Concerti dove andavamo e portavamo le nostre cassette, per cui c'erano gruppi assurdi, non assurdi, però comunque assolutamente sconosciuti, che avevano la loro cassetta e 4-5 ragazzi in Toscana che vendevano le loro cassette ai concerti magari dei Fugazi o dei Black Flag o così. Una distribuzione porta a porta, diciamo, da Assolutamente concerto a porta a concerto, porta, certo. assolutamente porta a porta. E, appunto, dicevo, non è passato tanto tempo, però in realtà è passato un'epoca, è passata un'era, perché demo in cassetta, cioè i CD al tempo, già quelli stampati normalmente dalle major, erano una cosa abbastanza strana. Ora pensare a demo in cassetta fatti magari con un registratore quattro piste a bassissima qualità, che era più il fruscio che sentivi che la chitarra, è assolutamente un mondo lontano, un po' come parlare dei romani, cioè abbastanza la stessa distanza che c'è da parlare di demo in cassetta e gente che Sì, sì, distribuisce sì, sì, sì. concerti. Diciamo, questa è l'introduzione insomma, il mondo di Locusta, per come avete Sì, iniziato, non più e... comunque. esatto, e poi cosa, appunto, cosa è accaduto? E voi vi occupate principalmente di booking? Sì, esatto. È accaduto che ci siamo dedicati principalmente ai concerti, e questo è successo nel 98, appunto, siamo dedicati ai concerti, abbiamo avuto anche la fortuna, come spesso succede in casi come questi, nel senso che devi avere anche un po' il culo dalla tua parte, che abbiamo il primo gruppo su cui abbiamo lavorato è stato un gruppo che non era conosciuto al tempo, ma che proprio in quel tour è esploso e aveva fatto un disco bellissimo che erano i Notwist, che non so se Ah, qualcuno di certo. voi conosce. E quindi un gruppo attivo tuttora, aveva fatto appena fatto un disco che si chiama Shrink, veramente un disco bellissimo. La tournée italiana Abbiamo oppure... fatto la tournée italiana, Sì. e poi diciamo che da lì abbiamo conosciuto alcune persone, anche molto grazie alla Wide Records, che era un'etichetta e soprattutto una distribuzione Sì. nata
a Pisa, che è appunto la mia città, la nostra città. Era una, ora adesso non esiste più, come tante distribuzioni e etichette italiane, purtroppo, ma al tempo era veramente una distribuzione fra le più importanti in Italia e loro ci hanno dato una grande mano, essendo amici, ci hanno dato anche dritte, suggerimenti generali e particolari e anche contatti di persone che poi ci hanno aiutato o comunque ci hanno messo in condizione di contattare altre persone che lavoravano nell'ambito principalmente dei concerti. Noi ci siamo offerti di fare alcuni tour. Per alcuni gruppi, appunto, ho detto, la fortuna ha voluto che proprio il primo tour è stato un tour che è stato di successo, sempre molto relativo, perché comunque si parla di numeri non sicuramente grandi, però per noi che cominciavamo in quel momento è stata sicuramente una fortuna. Poi è chiaro che tutto il lavoro prima, che io prima raccontavo un po' così, un lavoro molto naif, molto anche ingenuo, in realtà ci è servito poi anche per farci conoscere. Per esempio, un'altra delle cose un po' così naif che facevamo era la distribuzione, cioè il banchetto sempre per la Wide Records, ci affidava dei dischi da vendere ai concerti, per cui noi ci siamo fatti un sacco di concerti, prima di tutto per il piacere di vedere i concerti, perché è ovvio che anche la motivazione per cui voi siete qui ora, immagino che sia la pulsione che siate mossi da una genuina passione per la musica, per cui prima di tutto vai e fai una cosa che ti piace. Però noi appunto andavamo, ci siamo visti un sacco di concerti in mezza Italia portando questo banchetto dove vendevamo dischi, ma praticamente esclusivamente, cioè a volte non ci rifacevamo nemmeno la spesa del viaggio, ma anche solo fosse stato la spesa del viaggio e i biglietti ai concerti, questa cosa ci ha permesso di essere presenti spesso in tanti posti, in tanti locali. Soprattutto del centro e nord Italia, anche conoscere le persone. C'è tante persone che io ho conosciuto in veste di venditore, che poi in realtà è stata una fase abbastanza breve, però questa cosa che dicevo, anche banalmente parlando di costi, hai la possibilità di ripagarti biglietto e trasferta per quel concerto. Hai la possibilità di farlo tante volte. E appunto, come dicevo, io ho conosciuto tante persone che poi magari sono diventati musicisti, cioè musicisti che ora magari sono affermati. Poco tempo fa è morto uno degli Offlaga Disco Pax, che io ho conosciuto. Così, cioè in quella veste lì abbiamo discusso mille volte di quanto fosse bello o brutto quel disco e quell'altro disco e ci siamo conosciuti così, siamo diventati amici così, poi ognuno ha preso due strade diverse ma in qualche modo possibilmente tangenti, non abbiamo mai lavorato insieme Locusta come Offlaga La Disco disco Pax, pazzo. ma allo stesso tempo appunto, era un'amicizia nata Negli ambienti musicali, insomma, sì, certo. così appunto. E poi e quello che dicevo è che questa cosa ci ha permesso di essere presenti in tanti locali, conoscere anche tanti promoter, perché quando arrivi lì e magari c'hai il banchetto, devi chiedere il permesso a Tizio e Caio, e alla fine ti conosci, alla fine magari discuti, parli e quando poi, dopo 6 mesi, un anno, richiami la stessa persona non per dirgli se puoi chiedergli il permesso per mettere il banchetto nel suo locale, ma per offrirgli i Notwist,
o un altro gruppo, o sicuramente, come è successo per tanto tempo, gruppi molto poco conosciuti, quella persona ti ha conosciuto e sa che non sei un cretino, o magari pensa che tu sia un cretino, ma comunque quello che voglio dire è che... c'è stato un contatto umano, diciamo. Esatto, esattamente. Quindi questo aneddoto in qualche modo è interessante, perché adesso entrando nel discorso appunto della promozione, della produzione discografica, però in questo caso, visto che abbiamo insomma Luca, parleremo dei concerti, insomma, no? Che è l'aspetto forse quello poi più vero dopo tutto quello che insomma è intercorso nella produzione di un progetto. È che effettivamente in questa epoca di mail, di social network, in cui in qualche modo sono sommersi di mail, di proposte, il contatto umano effettivamente resta forse l'unico metodo vero per poter in qualche modo scavalcare le barriere della tecnologia, no? Perché nel momento in cui ci si muove, si va a conoscere dal vivo le persone, in questo caso stiamo parlando dei locali, no? Perché a questo punto voi credo che siete riusciti anche a creare una rete di contatti con i locali del territorio, soprattutto dopo questa esperienza che stavi raccontando, insomma. Sì, proprio poi... perché conoscendole fisicamente le persone, non ti sei inventato agente di booking armato di computer inviando l'email, no? Sì, vogliamo certo. Proporvi questo. C'è stato tutto un percorso in qualche modo, e quindi questo potrebbe essere anche un monito, tra virgolette, un consiglio che bisogna dare sul posto per poter in qualche modo, no? Sì, infatti, avanti un tuo discorso. Hai perfettamente colto la questione. Infatti raccontavo, non tanto per raccontare certo. La storiellina, però per dire che effettivamente in questo momento storico è facilissimo avere un contatto, molto più difficile è averlo davvero, cioè avere un contatto con qualcuno che organizza concerti nel tale locale anche a 1000 chilometri di distanza. Però è proprio perché è molto facile, si rischia, come spesso succede in tanta parte della comunicazione digitale, che tutto si annienti in se stesso, nel senso che se io, gestore di locale, ricevo 1000 email al giorno, è come se non ne ricevessi nessuna, nel senso che non avrò mai il tempo né la voglia di andare a leggermi 1000 email al giorno e selezionare il buono dal cattivo. Il professionista, quello che può diventare un professionista da quello che invece è un gergo tecnico cazzone. E lo stesso sia anche un gruppo direttamente che contatta un promoter, un gestore di locale, è difficile discriminare il gruppo fico dal gruppo che fa un genere assolutamente avulso dalla tua programmazione artistica. E questo lo dico per esperienza personale, perché spesso riceviamo, per esempio noi come agenzia, che ormai abbiamo un piccolo nome e quindi diciamo alcune persone ritengono che sia interessante lavorare con noi, riceviamo un bel po' di mail giornalmente, e spesso e noi cerchiamo di indagarle tutte, però a volte è veramente difficile, proprio come dicevo prima, discriminare quello che può essere interessante a quello che può non esserlo. E quindi cosa succede? Che alla fine, ricevendo tantissime mail, è come non riceverne nessuna, perché l'approccio spesso, magari non il nostro, comunque tanti cercano, anche i miei colleghi, cercano di rispondere alla maggior parte delle mail, però spesso magari c'è un approccio un po' più lassista.
perché sai già per esperienza che di quelle mail, di quelle, dico numeri a caso, però di 100 mail magari ce ne sono due interessanti e veramente la percentuale è questa. Certo. A noi arrivano delle... recentemente sono stato invitato a un incontro con proprio un tema simile, cioè il rapporto dei gruppi, un tema simile a questa questione che pongo, cioè il rapporto dei gruppi di base nei confronti delle, fra virgolette, istituzioni, per cui le agenzie, le etichette più o meno grandi. E allora così, per arrivare preparato, mi sono andato a contare quante email noi riceviamo da persone che non conosciamo, che possono essere soprattutto, diciamo, sono gruppi o comunque persone che lavorano per gruppi, lavorano, diciamo, fra un po' di virgolette, nel senso che magari non è un lavoro che fanno professionalmente, ma lo fanno per conto terzi, per altri, insomma, esatto. Certo. E così, non fa statistica, però così a campione ho preso due settimane a caso, ho fatto un banale conto e ho visto che mediamente riceviamo circa 60 email di richieste di lavorare con noi, di gruppi o artisti che non hanno una grande risonanza, ma che comunque magari ci sono anche quelli che hanno avuto l'intervista su XL piuttosto che su quell'altro sito, piuttosto che su Rockit o quello che è, la maggior parte di questi italiani, ma anche alcuni stranieri. Il succo è 60 email a settimana, che vuol dire che in genere ti mettono, se va bene, un link al disco, se va male ti mettono 70 mega di disco nell'email, ma quello, vabbè, è una cosa così, che fa un po' sorridere, ma niente di grave. Quindi il punto qual è? Che 60 dischi, cioè io in teoria dovrei ascoltare 60 dischi a settimana, però cioè è più delle ore che sarebbe lecito lavorare in una società. Quindi come fai a in qualche modo a intercettare? Allora, perché è chiaro che il succo è che tantissima parte di queste non sono nemmeno non è nemmeno musica che noi trattiamo, nel senso che noi non abbiamo un genere ben definito, perché siamo un'agenzia che ha sempre impostato il proprio lavoro su lavorare con quello che gli piace, cioè quello che ci piace a noi personalmente, per cui poi è chiaro che ci sono delle cose che come dire, sono dal punto di vista professionale più intriganti, alcune che possono rendere un po' di più, alcune che ci mandano fuori di testa, ma ai concerti ci sono 50 persone. È normale che dentro un'agenzia ci sia una gestione variegata, no? Però cerchiamo di lavorare, appunto, non prendiamo cose a caso perché magari subodoriamo che possano funzionare, ma la musica ci fa cacare. No, non lo facciamo perché fortunatamente non ci interessa diventare ricchi con questo lavoro, non sarebbe comunque possibile, quindi ci va bene così e vogliamo fare le cose che c'è ci piacciono. C'è una sorta di selezione artistica, esatto. Ingresso, però, che riguarda i vostri gusti, ma anche le valutazioni sul campo, appunto, della realtà musicale, quello sicuramente, eccetera. È chiaro, magari è più facile, a noi personalmente ci piacciono tante cose diverse e questo viene un po' riflesso anche nella scelta, nella linea artistica dell'agenzia. Però, però magari ci piacciono anche delle cose anche complicate, diciamo così, che
sulle quali lavorare sarebbe veramente ostico. E allora a quel punto devi fare anche una scelta, fare una scelta semplicemente su dedicare il tuo tempo, anche perché non mi dispiace tirare fuori la questione economica venale, però in realtà è molto presente, no? Nella vita di tutti, e quindi se lavoriamo, il succo è quello, se lavoriamo su una cosa che è assolutamente infruttuosa, totalmente infruttuosa, e ci dedichiamo un sacco di tempo, non possiamo dedicarlo ad altre cose, e non essendo possidenti né ricchi di famiglia nessuno di noi, non ce lo possiamo permettere. Se fossimo ricchi, magari faremmo i mecenati, dando così bigliettoni da 100 a chiunque faccia. Però continueresti a vendere audiocassette ai concerti? No, il problema è che sarei diventato milionario se... Esatto, ai concerti vendi videocassette, VHS. Voi in agenzia quanti siete? Due persone? Siamo due soci. Due soci. Ci sono altre 4 persone che lavorano con noi. Comunque, scusa, sì. Perché la cosa, secondo me era una cosa interessante, il discorso della selezione delle mail che arrivano. Scusa, ma poi parto, apro... Questa è la domanda che ti volevo fare. Dicevo che tanta parte... di queste email non sono nemmeno appunto aderenti alla nostra linea artistica. A volte ci arrivano, che so, musica celtica, facciamo heavy metal, death metal, che va bene, cioè non è che sto dicendo che sono cose che non hanno dignità, assolutamente, è solo che noi non le facciamo. E siccome, ma anche cose che a noi personalmente ci piacciono, tipo a me piace anche il jazz, però col jazz non ci lavoriamo, a meno che non siano cose un po' contaminate, o comunque, diciamo, a meno che non siano delle cose un po' particolari, non lo facciamo, non lavoriamo col jazz, perché il jazz ha un circuito suo a parte, dentro il quale noi non siamo, e nemmeno ci interessa particolarmente essere. Come sarebbe come lavorare sulla musica classica, la musica classica Schumann, certo. No, è proprio un altro ambiente. Io non saprei nemmeno, magari è chiaro, le dinamiche possono essere molto simili. Qual è l'ambiente però... di Locust? Cioè, come possiamo definire l'ambiente musicale di Locust? Senti, no, la parola... C'è una parola. No, non c'è una parola, però diciamo perché... pop non direi, perché nell'accezione pop si intende più le cose, diciamo, mainstream, no? Però è chiaro che dentro la nostra linea artistica ci sono anche delle cose un po' pop, però qui c'è la forma canzone fondamentalmente come... Sì, però, scelta di... però ecco, cioè dentro ci sono, cioè, quello che facciamo, diciamo che in generale indie è forse più aderente, però in realtà è molto, molto vario, nel senso noi lavoriamo con i cosiddetti ex CSI, che sono i CSI senza Ferretti, che ha fatto altre scelte, anche politiche, e cos'è, cioè... CSI, possiamo definirli indie? Boh, sì, no. Oppure ci sono cose tipo gli Zen Circus, abbiamo lavorato con i Baustel, con Nada, che è, forse Nada è la più punk di tutti, però cioè, abbiamo capito cosa voglio dire, sono molte cose, molto, molto rock, alcune cose un po' più morbide, alcune cose tipo, che so, diciamo, il tour europeo a Rinton de Dioniso, il cantante degli All Time Religion, non so, che è un, non so se conoscete, è un gruppo americano, e lui fa cose assurde con la voce, la fa risuonare con la cordiera del rullante, oppure cose alla Demetrio Stratos, quindi cose totalmente non pop, diciamo di ricerca, tanto per darsi un po' di tono. Quindi ci sono cose molto un po' cantatorale, ma cantatorale moderno, abbiamo lavorato con le luci della centrale elettrica fino all'ultimo tour. Quindi è un po' difficile.
Però comunque, per di base sono tutte cose che piacciono a noi, quindi una linea la vedi, e comunque non facciamo death metal, quindi sarebbe semplice. Quello che dico è che, e quello che a volte consiglio anche a questi, diciamo, sfortunati a cui prendo la briga di rispondere, perché no, in realtà sfortunati, lo dico per scherzo, però a volte mi piace rispondere anche a chi dice: io faccio musica celtica, ho fatto il mio nuovo album, eccolo qui in streaming. E mi piace, tipo, recentemente ho risposto a un ragazzo che, appunto, una cosa del genere, tipo, non mi ricordo, una cosa assurda, anche interessante, ma veramente assurda. E, tipo, uno che suonava l'arpa, ma insomma, una cosa che era chiaro che non ci potesse interessare, ma anche per una questione di circuiti. E gli ho risposto dicendogli che il fatto, e riprendo il mio discorso del tanto uguale niente, il discorso che facevo è che il fatto che l'email sia gratuita e semplice da mandare e i contatti siano molto disponibili in rete non fa di per sé dell'email un mezzo che uno può utilizzare in modo leggero, perché io ho ricevuto la sua email e la sua email è semplicemente una di molte altre. Certo. E quindi, come dicevo prima, il rischio del meccanismo che si può creare è che io poi non vado a vedere tutte le mail che mi arrivano, o magari io mi sforzo di farlo, un altro meno zelante di me potrebbe dire: ma sai cosa, metto direttamente nello spam o cancello tutto, perché tanto so che quello che voglio, quello con cui voglio lavorare, lo so già, vado io a cercarlo, non ho bisogno di qualcuno che venga da me. Potrei ragionare così. E invece, vabbè, non lo faccio per come sono io. Però, appunto, il succo è il fatto che tu, che fai musica celtica o quello che è, mi mandi un'email, fa sì che la tua mail si aggiunge alle altre 30 e io non le leggo più, e dentro quelle 30 magari ce n'era una che a me mi interessava e non la leggo, e quindi quel gruppo lì è magari colpa tua, diciamo, detto... esatto si è ucciso. No, lui no, anzi è stato molto bravo, mi ha risposto dicendo: hai ragione, non ci avevo pensato. No, aspetta, finisco. No, perché finisco il ragionamento, perché in realtà mi ha detto: hai ragione, non ci avevo pensato, perché in realtà il ragionamento c'è anche la seconda parte, ovvero che non è un problema solo mio, è un problema anche tuo, perché quello a cui interessa la tua musica ha ricevuto 30 email di gente che fa cantautorato indipendente, che magari interessano a me, ma non interessano a quello che fa musica celtica, e quindi la tua email, che magari gli interessava, non la legge. Quindi il punto è percepirsi, che secondo me è un po' la chiave della rete, no? Cioè, la rete si chiama così perché ogni nodo è legato a un altro, e il fatto che ogni nodo sia legato a un altro vuol dire che ogni singolo pezzettino non fa niente da solo, ma tutto insieme è un oggetto che si chiama rete. Questa, fuori dalla metafora, internet funziona così, internet o comunque il web, la comunicazione web funziona così, cioè io da solo non faccio niente, ma se mando una massa, cioè se io mando un'email a te, te la leggi, ma se te ne arrivano 1000, te non leggi la mia, no? Per cui cortocircuito è appunto il fatto di poter, della facilità di poter inviare a tu, quindi uno giustamente la manda a chiunque senza nessun tipo di selezione. Però io, tra l'altro, su 1000 contatti uno mi risponderà, però. Esatto, però in realtà non è così, non ti risponderà perché ci sono altri che ti mandano 1000 mail. Esatto, perché non è, sempre per parlare di altre reti, non è una rete che butti nel mare, aspetti 3 giorni, poi la levi e qualcosa ci sarà rimasto. No, perché comunque, siccome non è un mare, ma è fatto da persone che hanno anche una vita, alla fine il risultato è che né te né gli altri hanno un risultato. Mentre poi il punto qual è? Fondamentale, perché se no si parla di niente, no? Cioè si parla di lotta contro mulini a vento antimoderna,
che a me va bene, mi piace una lotta del genere, però punto qual è? Che la selezione sarebbe semplice da fare, perché io in rete c'ho il mio sito, quindi se prima di mandarmi un'email, che l'avrai trovata su un sito collettore oppure addirittura sul nostro sito, avrai visto con che gruppi lavoriamo. E allora, se non ne conosci uno o se non hai visto nessun tipo di gruppo che fa psycho death metal, perché mi mandi? Esatto, capito? Per cui sarebbe semplice, prima di mandare un'email a te che hai un'etichetta, guardo che produzioni hai. Ma mi sembra una cosa talmente evidente che è talmente facile anche da fare, che mi ci metto meno tempo a scrivere, a cercare tutti gli indirizzi di tutte le etichette delle agenzie in un sito collettore, oppure, cioè, proprio ci metto meno tempo che fare drag and drop sull'indirizzo. Vado, scelgo e poi ti mando, anche perché, e questo è un altro piccolo suggerimento per chi fosse interessato a fare una cosa del genere, è molto più, cioè, basta fare un riferimento nell'email, per esempio, come dicevo prima, io cerco di selezionare, di guardarle tutte, però se nell'email c'è un riferimento a Locusta, già mi si accende una lampadina, nel senso, penso, prima di tutto, questa è una persona sensata, nemmeno intelligente, basta essere sensati, che è andato a vedere cosa noi facciamo. Se poi c'è anche un riferimento del tipo, non so, banalmente, una frase che scriverei che io, che ne so, apprezzo molto questo gruppo, ancora meglio, ma non perché mi piace che mi si faccia i complimenti. Leccata, no, vedi. Assolutamente, però mi dice qualcosa di te, cioè non mi hai ancora detto chi sei, cosa hai fatto, il link lo andrò a ascoltare dopo, ma già ho capito che quantomeno sai di cosa parliamo e non perdo il mio tempo, al limite lo perderò perché quello che hai fatto non mi piace, ma pace, quello fa parte anche della bellezza del mio lavoro, cioè avere la possibilità di ascoltare della musica, diciamo, in anteprima, a volte buona, a volte meno buona, però comunque già, come dicevo, già si capisce che si sa di cosa si parla. Quindi, ma è appunto, meglio mandare un supporto materiale? È un po' lo stesso discorso, nel senso che il supporto materiale è sicuramente un segnale di cura, no? Rispetto all'email che la puoi mandare a 1000 persone. Quello lì non lo puoi mandare a 1000 persone, anche perché sennò hai finito i dischi. Sicuramente è un segnale di cura, però io per primo, per esempio, quando me lo chiedono, io per primo dico di mandarmi un link, perché so benissimo che anche il piccolo francobollo e comunque il CD che ha un costo appunto, quindi mi dispiace, capito? La considerazione che si ha, magari si può avere più considerazione. Sì, sicuramente, però però io in realtà suggerirei quello può capitare. Passargli il microfono. Ah, sì, c'è, infatti, perché è tutto in diretta. No, scusa, io volevo affrontare questo discorso qua. Sì, scusami se stavo interrotto, però mi sembrava divertente. Quindi per rimanere proprio nel tema della selezione, no? Quindi un gruppo ti manda questo materiale, questa mail. Quindi un'agenzia fondamentalmente ascolta un disco, no? Però probabilmente io immagino che l'attenzione potrebbe andare a ricadere più che altro magari a un live, no? Non so voi se avete, no, questo approccio, per dire, più che altro la curiosità di dire, vabbè, ok, il disco magari, ok, è bello, però sì, come suonano dal vivo, per esempio, no? Assolutamente. Oppure per dire, oppure la briga di dire, me lo vado a vedere, o quindi proprio capire perfettamente come la dimensione live, perché comunque presuppongo che sia essenziale per voi che comunque lavorate, assolutamente, diciamo, maggior ragione con il live. Assolutamente, a volte può succedere anche che il disco non sia bello, e invece magari dal vivo il gruppo è fichissimo, questo sicuramente. Infatti prima di prendere un gruppo noi lo vediamo sempre dal vivo, a volte
cioè, in realtà non è nemmeno vero, nel senso che a volte può succedere anche che ci fidiamo di alcuni nostri collaboratori che ormai, come si diceva, insomma, da anni lavorano con noi o comunque sono persone di cui noi ci fidiamo, e quindi è capitato che abbiamo preso dei gruppi nel nostro roster che, senza averli mai visti dal vivo, magari l'abbiamo visti 2 mesi dopo. Però è comunque come se l'avessimo visti, nel senso, il disco è fantastico, dal vivo persone che stimiamo dal punto di vista professionale, dal punto di vista del giudizio critico, artistico, eccetera, ci dicono che sono fichissimi, e quindi insomma, ci fidiamo. Può essere anche il contrario, un disco molto bello magari non ha un altrettanto una corrispondenza nel live, quello può succedere, e in realtà devo dire che è abbastanza comune, soprattutto per un certo tipo di musica, per dire, soprattutto legata a, chiamiamola pop, come si può dire, nel senso qui che... è difficile ricreare live tutta la... Sì, sì, non solo per una questione di produzione, tecnico, ma anche per una questione proprio di approccio al live. Ci sono dei gruppi che hanno un approccio molto rock al live, che però non è detto che si adatti bene al... cioè, come dire, un gruppo che ha una produzione molto complessa dal punto di vista discografico, e ha degli arrangiamenti appunto complessi, per cui il risultato discografico è ottimo, magari decide di avere un'impostazione più roccheggiante dal punto di vista del live, semplicemente perché pensa che il live debba essere energia, e in realtà il risultato è una sciofeca. Cioè, tutte le sfumature, diciamo, del, certo, del disco. Certo, certo, perché in realtà, entità, secondo me, questa non è un'opinione professionale, esclusivamente personale, però penso che la bellezza di ogni live sia nell'intensità della performance, non tanto nell'energia. Non è che live uguale energia, sudore e, come dire, e avere un'impostazione rock. Puoi avere una chitarra e una voce e fare un concerto della Madonna proprio perché riesci a dare quell'intensità, a trasmettere quell'emozione che magari, tanto per fare una circonvoluzione sul discorso, che magari invece non riesci a avere sul disco, perché dal vivo magari c'è la parte visuale molto forte, ci può essere anche la parte, fra virgolette, cabarettistica, no? Per cui ci sono anche degli artisti che riescono a creare una dimensione particolare di interazione col pubblico, di coinvolgimento, anche grazie a questa parte dello spettacolo, per cui che ovviamente non può essere riportata sul disco. Ora mi viene in mente un esempio che non è calzantissimo, perché in realtà c'è un nostro artista che si chiama Alessandro Fiori, che ha fatto 2 dischi, uno più bello dell'altro, proprio bellissimi, uno degli artisti più, uno dei musicisti più sottovalutati, almeno del leader di Mariposa. Esatto, il cantante Mariposa, ha fatto 2 dischi solisti proprio bellissimi, soprattutto il disco, il primo, è eccezionale. E quindi, dicevo, non è calzantissimo, perché in realtà lui ha fatto questi dischi proprio belli. Dal vivo mi veniva in mente lui quando dicevo
questa atmosfera un po' cabarettistica, ma non perché lui dica le barzellette, però è un po' un omino buffo, questo barbone, bassino, con le mani da bimbo, bravo a suonare, ma sembra sempre sul, diciamo, messo fuori posto, no? Per cui lo metti sul palco esattamente l'anti Mick Jagger, cioè esattamente dove non dovrebbe stare uno così, e lui ce lo metti e è fantastico, anche per questo. E poi appunto, poi in realtà si capisce che invece è evidente che è nato per stare dentro il cerchio del falò, insomma al centro dell'attenzione, perché appunto dopo poco capisci subito che riesce a trasmettere tanto, sia dal punto di vista, ecco, quello che dicevo prima sul cabarettismo, fra virgolette, è che riesce a alleggerire e a avvicinare il pubblico con delle piccole battute o anche semplicemente con la sua presenza fisica, e poi magari ti spara delle canzoni con dei testi molto densi, molto pesanti, magari anche ironici, però di una densità concettuale non indifferente. Per cui, ecco, è un'alchimia che è molto difficile trovare, e se viene naturale è una grande fortuna. Io volevo entrare proprio nel discorso, appunto, booking. Tu insomma, hai parlato del fatto che in qualche modo la difficoltà della selezione, appunto per la sovrabbondanza della proposta, soprattutto di questi tempi, insomma, suonano tutti fanno delle band, quindi in qualche modo il ruolo dell'intermediario diventa, insomma, importante, proprio perché fa selezione, soprattutto poi con in relazione anche ai rapporti umani che si vengono a intercorrere fra le varie entità. Qui, insomma, tutti i nomi che sto vedendo, insomma, vabbè, conoscevo già, insomma, conoscendo Locusta, Giorgio Canali, Pan del Diavolo, Nada, Zen Circus, in qualche modo, prima di passare al discorso agenzia di booking, quindi agenzia che trova i concerti, organizza i tour per queste band, hanno comunque dentro di sé una situazione manageriale, a parte, insomma, il ruolo dell'etichetta, che possiamo discuterne quanto ne vogliamo oggi o non oggi. Ma in qualche modo, dall'ufficio stampa al management, hanno dentro di sé questa situazione, insomma, risolta in qualche modo. Per cui voi siete aiutati e sostenuti da progetti in ingresso che già, insomma, sono sul mercato, ma anche dal punto di vista mediatico se ne parla, con le interviste, con le anteprime sui portali, eccetera. Per cui in qualche modo adesso c'è questa, insomma, c'era prima perché uno voleva trovare l'etichetta perché faceva il disco e spediva il demo alla casa discografica. Oggi in qualche modo un gruppo, dopo aver realizzato il disco, aver realizzato il suo progetto, in qualche modo a livello di ansia, insomma, di ansia interna, si trova davanti tutti questi soggetti istituzionali che deve praticamente affrontare, deve intercettare, deve appunto ricevere consensi per poi arrivare in qualche modo a voi, no? Io ti parlo anche a livello personale perché mi trovo oggi con il mio progetto, sono il tastierista di un progetto di un cantautorale, abbiamo trovato la casa discografica, abbiamo un ufficio stampa, adesso dobbiamo in qualche modo, abbiamo una data di uscita del disco, abbiamo bisogno di suonare dal vivo e di non suonare dal vivo dietro casa mia, insomma, in qualche modo. Mandami un'email. Ti mando un'email. ma faccio musica celtica, ti avviso già. È proprio super irlandese. E c'è questa, appunto, questa situazione in qualche modo non irrisolta, però insomma, voi come vi approcciate da questo punto di vista, e poi entriamo in merito come lavorate, insomma. Quindi gruppi, progetti che devono in qualche modo avere già una sua storia, una propria storia, diciamo, nel mercato discografico. Lo dimentico sempre, troppo Pippo Baudo.
Prima di tutto è vero che spesso lavoriamo con gruppi, artisti che hanno già una situazione consolidata, però non è sempre così, cioè non è la regola, nel senso che comunque è vero anche il contrario, soprattutto negli ultimi anni. Alcune etichette hanno deciso di fare il disco al tale gruppo perché sapevano che dietro c'era un'agenzia e magari un'agenzia particolare della quale stimano il lavoro o hanno fiducia nelle capacità. Cioè, a volte succede proprio anche il contrario, proprio perché in Che questo l'aspetto live in momento. qualche modo diventi il biglietto da visita Esatto, per il resto, insomma. ma esattamente come lo diventa dal punto di vista di scelta artistica, come si diceva prima, no? Come si diceva che la qualità del live diventa fondamentale per decidere se lavorare insieme o no, anche per un'etichetta lo diventa, e soprattutto per un'etichetta. Soprattutto negli ultimi anni diventa molto importante che ci sia dietro un'agenzia che lavora e che magari lavora bene, perché la vendita dei dischi ormai si è ridotta tantissimo attraverso i canali distributivi Tradizionali. tradizionali, e quindi la maggior parte dei dischi vengono venduti ai concerti. E questo fa sì che un'etichetta stessa, se ha l'idea che dietro ci sia, che alle spalle del gruppo ci sia un'agenzia che lavora bene e che fa fare tanti concerti, o comunque se non tanti, nei posti giusti, e comunque che ci sia una buona politica per i live, per l'etichetta è fondamentale proprio per rientrare dell'investimento sul disco. Perché altrimenti, ecco, 15 anni fa facevi un disco, l'etichetta stampava un disco, lo dava in distribuzione e come dicevi te, a quel punto c'era il tour. E il tour era visto più come un forte aiuto alla promozione, forte, ma un aiuto. Era una parte di una sinergia. Che vedeva come attori l'ufficio stampa, la promozione cartacea, quindi anche la stampa, cioè i giornalisti, la distribuzione fisica, distribuzione digitale non c'era, quindi Tutta la catena, insomma, esatto, appunto. però il live era una parte c'era una parte non tanto importante della distribuzione fisica, anzi pochissimo importante, mentre era una parte un po' più importante per la promozione. Adesso si è proprio stravolta questa questione, nel senso che il live è diventato la parte fondamentale La di distribuzione del tutto, disco. proprio per la distribuzione del disco. Io mi ricordo non tanto tempo fa, come dicevo prima, sembra di parlare di ere fa, ma non è tanto tempo fa, lavoravo con un gruppo su una major e io andai a parlare con uno dei capi di questa major italiana, cioè in Italia, e facendogli vedere il mio piano per il booking di un gruppo che erano i Baustelle, che esplosero proprio quando ci lavoravamo noi, quando fecero il tour della Malavita. E ricordo sempre, cioè, beh, io magari ero un po' più giovane, quindi magari sarò stato anche meno autorevole, però mi ricordo proprio come dire, lo sguardo di accondiscendenza un po' così, un po' dall'alto di questo che comunque, diciamo, si trovava davanti la gente di un gruppo su cui loro sì, effettivamente puntavano, ma che doveva dimostrare tutto.
I Baustelle, fino a che ci abbiamo lavorato noi, hanno fatto tipo 15 concerti nel giro di 10 anni, cioè una cosa così, 20 Di cui concerti. uno l'ho organizzato io, la moda del letto, Ah, perfetto, uno dei 15, pochi. 15 che è vero, infatti erano completamente disabituati alla dimensione del vivo, Esatto, eh. Mi esatto. ricordo molto bene, sì. L'anno e mezzo che sono stati con noi hanno fatto 100 concerti. Cioè, sicuramente non per forza per merito nostro, ovviamente, hanno avuto, era proprio un momento d'oro per loro, però per dire, ha inciso tanto il live nel loro, nonostante loro, col bene che gli voglia, perché siamo amici, ma non è che sono dei fulmini di Non era la guerra. loro dimensione ideale, Esatto, assolutamente. il live, però, comunque quello che dicevo, mi ricordo lo sguardo di questo che comunque stava parlando con un ragazzo che gli stava facendo vedere nel modo più professionale possibile e comunque visto con gli occhi miei di ora, con un po' più di esperienza, sicuramente era un ottimo piano per un gruppo su cui tutti percepivamo che era il momento per fare un certo tipo di salto. E quindi, insomma, ripeto, mi ricordo ancora lo sguardo di questo qui che appunto è un po' accondiscendente, però fondamentalmente capiva che ci stava a fare poco, nel senso che era una discussione che vabbè, gli interessava il giusto, ovvero pochissimo. E nel giro di 2 anni non si è ribaltata la situazione perché ovviamente, prima di tutto perché lui aveva la gigantografia di Ligabue nello studio, nel suo ufficio e io non c'ho la gigantografia di Appino. Però a parte questo, a parte il buon gusto, il cattivo gusto, dicevo in qualche modo, cioè con la stessa persona poi ci ho riparlato solo 2 anni dopo, quindi io non ero molto più anziano e nemmeno lui era sul lastrico, però praticamente nel giro di 2 anni è cambiata totalmente la situazione, nel senso che veramente adesso le major chiedono soldi alle agenzie, soprattutto le agenzie, tra virgolette, major, perché anche, ci sono anche agenzie che possiamo definire così, legate a agenzie di calibro mondiale o anche legate direttamente alle etichette. Che poi anche questa è una cosa interessante, perché adesso c'è un movimento un po' centripeto, diciamo così, di etichette che acquisiscono agenzie o comunque che mettono a disposizione degli uffici per la parte live perché etichette, sto parlando delle major, cioè Sony, Warner, Universal, eccetera, eccetera, basta, BMG, che acquisiscono appunto agenzie che lavorino sul loro repertorio perché hanno capito che altrimenti, cioè che quella è la parte più remunerativa di tutta la filiera della musica. E quindi anche in Italia ci sono delle agenzie che sono state acquisite soprattutto da Sony e Warner che appunto lavorano principalmente con gli artisti Sony o Warner. E anche questo è un segno grosso di cambiamento del mercato, no? Perché, come dicevo, fino a 10 anni fa o anche meno, il reparto live era un po' il parente povero, parente sfortunato della discografia, mentre adesso è esattamente il contrario. E quindi quello che dicevo è che spesso le etichette stesse fanno delle scelte prendendo degli artisti perché sanno che dietro ci sarà un lavoro live intenso. Per quanto riguarda invece il caso, per dire vostro, no? Che hai l'ufficio stampa, hai l'etichetta, ti manca la parte live, Talento.
chiaramente capisco che possa essere un problema perché effettivamente nel momento in cui ti mancano i concerti, che poi non è detto che se manca l'agenzia mancano i concerti, perché tanti gruppi se lo fanno, si fanno i concerti da soli e almeno fino a un certo livello riescono benissimo a avere una carriera più che dignitosa, no? E comunque capisco che un gruppo sia in difficoltà. Discorso la gestione del tempo appunto a disposizione, certo. Perché uno deve pensare alla musica e anche al reperire concerti, insomma, stando ogni giorno con l'email, con le telefonate, certo. E appunto... Anche il problema della fiducia che si crea. Sicuramente. No? Il locale, comunque il festival, facciamo sempre il... E quindi l'agenzia. Cioè, quindi ci sono tanti magari locali comunque che hanno fiducia in determinate agenzie, perché comunque si conoscono, perché hanno avuto già esperienze, quindi se mandano un gruppo comunque vanno già, no, sono fidati, sono più garanti quindi anche del risultato. È una invece parte. Un gruppo che si approccia da solo probabilmente è un po' più in difficoltà, perché comunque si deve un po' creare quella fiducia, deve un po' creare questa fiducia, no? Assolutamente. Assolutamente, è una delle caratteristiche, diciamo, delle funzioni dell'agenzia, quella di garantire, come giustamente dici te, la qualità, se vogliamo, di quello che va a offrire al locale, e d'altra parte il promoter locale si fiderà di quell'agenzia o di quella gente, o comunque ne saprà interpretare le parole, perché a parte che non tutti i gruppi, cioè noi abbiamo gruppi molto diversi, come dicevo prima, anche molto diversi dal punto di vista di attrattiva per il pubblico, no? Per cui sono gruppi che magari fanno 1000 persone e altri che ne fanno 50. Quindi è ovvio che non tutti i nostri gruppi possono andare nello stesso locale, mi sembra ovvio. E quindi con il promoter locale io parlo, a volte propongo direttamente quello che penso che vada bene per quel locale e per quel promoter. E il promoter lo sa. Sa che, soprattutto promoter con cui noi lavoriamo da anni, sanno che io ho un certo approccio e sanno che a loro gli proporrò solo quello che penso che vada bene sia per il locale, come struttura, sia come direzione artistica. Quindi sicuramente saranno più inclini a non accettare così tutto quello che gli propongo io, ma sicuramente hanno un occhio di riguardo e lo valutano con una certa attenzione. Perché anche loro probabilmente riceveranno miliardi. Assolutamente. Ovviamente vanno a fare una selezione, quindi facendo una selezione probabilmente vanno, no, a scartare magari chi hanno, non conoscono bene, comunque dire. Assolutamente, assolutamente. Io vorrei coinvolgere un attimo i ragazzi. Sì, infatti, scusate, perché poi la discussione è partita, infatti, però... È una lezione, diciamo, c'è la cattedra, però in qualche modo, visto anche il caldo, mi piacerebbe, insomma, coinvolgere voi che siete, insomma, la parte lesa potrebbe essere della situazione. Sì, poi anche se volete fare qualche... Cioè, quando volete fare qualche pausa, insomma, non ci sono problemi. Vuole intervenire, però... vuole, insomma, una chiacchierata, non abbiate paura. Sì, io volevo chiedere, per quanto riguarda, ad esempio, gruppi emergenti come noi, no? Che magari non possono permettersi una produzione discografica, l'agenzia di booking come fa a scegliere e eventualmente organizzare un tour o qualcosa? Cioè, te dici... Per qualcuno che non ha nemmeno un disco, però, certo, sì. No, perché è ovvio che è sicuramente una tematica importante. E devo dire che, cioè, mi piacerebbe dire che
che siamo capaci di vedere tanti gruppi nuovi e che ce ne sono alcuni che ci interessano particolarmente e che magari riusciamo anche a mettere, diciamo, a metterli sulla strada perché possano o fare un tour, ma anche fare una produzione. A volte è successo, però con tutta onestà devo dire che è veramente, veramente difficile. Cioè, mi piacerebbe davvero dirlo che vediamo tanti gruppi di questo tipo, però piacerebbe anche dire che piacerebbe vivere in un mondo più giusto. Purtroppo è veramente utopia, nel senso che a volte davvero è successo così per caso, tipo capiti per caso a un concerto, nemmeno perché volevi andare a quel concerto lì, ma semplicemente perché così, come capiterà a tutti voi, insomma, ti ci porta un amico oppure volevi baccagliare, come si dice da noi, una ragazza, per cui vai a quel concerto e becchi quell'artista che ti colpisce. È successo un paio di volte, addirittura per alcune di queste ci siamo talmente interessati che li abbiamo organizzato, se non con noi direttamente, perché appunto, come si diceva prima, non lo facciamo, però abbiamo trovato l'etichetta e gli abbiamo trovato anche l'ufficio stampa, comunque abbiamo aiutati. Una volta è successo anche che noi non ce ne siamo poi occupati, nel senso che ci piacevano, cioè in realtà non più di una volta, però capita che a volte succeda che magari possiamo dargli dei suggerimenti, pensiamo che la tale etichetta possa essere interessata e allora gli diamo un tipo di suggerimento, poi magari noi non possiamo lavorarci perché nel dato periodo siamo troppo pieni di lavoro e noi proprio come politica ci teniamo a non prendere gruppi, a non prendere artisti se pensiamo di non poterci fare un buon lavoro, perché comunque prima di tutto è una questione d'onestà con il gruppo. E quindi a volte ci è capitato di dover rinunciare a lavorare con qualche gruppo che magari era davvero fighissimo o comunque ci piaceva particolarmente, magari anche la situazione era bella, magari c'era un'agenzia, magari c'era un'etichetta, magari tutto funzionava, magari anche persone intorno fichissime, tutto, però c'era una vocina che ci diceva che era un periodo in cui avevamo troppo lavoro e abbiamo rinunciato proprio perché se non puoi dedicare la giusta quantità di energia a un gruppo è bene che ci lavori qualcun altro. È bene che ci lavori qualcun altro e poi magari in una fase successiva, magari se c'è modo, ci sarà un avvicinamento, no? Un po' come... Le grandi squadre mandano in prestito i giocatori. Sì, ora io c'avevo, sarà proprio per l'approccio mio, ma avevo una metafora più sessuale, però... No, nel senso, se sentimental sessuale, nel senso che quello che mi viene in mente è che chiunque abbia trovato la persona, donna o uomo della propria vita, se l'avesse trovata quando aveva 14 anni, probabilmente non sarebbe diventata la donna o l'uomo della propria vita. Poi le storie di ognuno sono varie, per cui può essere, però tendo a pensare che se avessi incontrato a 14 anni una con cui poi sono stato magari insieme quando avevo 30, forse non saremmo stati insieme. Cioè, non so, il tempismo a volte è fondamentale, no? E anche nelle storie più belle, se no, cioè, dottor Zivago, no? Scendi dal tram, ti chiami, la chiami, ma non c'hai la voce, un po' così, scusate la citazione cinematografica, però il tempismo è assolutamente
fondamentale per la vita generale, per la vita di tutti, e quindi anche come sottoinsieme per quanto riguarda concerti. Ma e quindi dicevo, a volte è capitato che appunto siamo stati fulminati da un live avendo visto un artista, però è davvero raro e poi anche difficile, nel senso che noi giriamo molto l'Italia, anche l'Europa, però è veramente difficile trovare, diciamo, avere anche la fortuna che in quel posto lì dove suoni quella sera ci sia qualcuno che magari ti può aiutare. E qui... Esorcista. E quindi... E quindi è ovvio che avere una produzione fatta anche in modo artigianale aiuta. Che ora poi mi contraddico rispetto a una dissertazione di un'ora che ho fatto prima contro l'emissione massiva di email. Però è ovvio che l'email, cioè, non la volevo demonizzare come mezzo, no? Va benissimo, come dicevo prima, basta che sia mirata. E quello che vi consiglio è di fare una produzione anche veramente artigianale, e per artigianale intendo in casa vostra col computer. E a volte, anche se è difficile da dire a un gruppo, magari siete 4-5 persone con 1000 strumenti, non lo so, però quello che dico è, a volte la qualità delle canzoni si percepisce anche chitarra e voce, o anche senza la voce, dico a caso chitarra e voce, nel senso anche con 3 strumenti suonati, registrati male. Io, forse la presunzione, appunto, magari è una presunzione, però penso di riuscire a capire quello che mi piace, non voglio dire buono, cattivo, bello, brutto, però quello che piace a me, e penso di percepire la potenzialità di un pezzo anche fatto con 3 strumenti infilati dentro il computer, dentro una scheda audio che comunque magari te la prestano, oppure ora costano anche relativamente poco, però magari uno non c'ha nemmeno 200 euro, è comprensibilissimo, però magari si cerca amici eccetera eccetera, buttare lì sul computer qualche strumento veramente con un suono brutto, secondo me se la sostanza c'è viene percepita. Poi è ovvio, stiamo parlando di niente, nel senso che una super produzione è meglio di una produzione scrausa. Gergo tecnico, grazie al cazzo, però siamo mica sulla Rai, no? E quindi, insomma, però ecco, va bene anche, cioè, quello che dico io è, puntate più alla qualità dell'oggetto canzone. Sì, esatto. Cioè, aspetto artistico, insomma, più che... Secondo me sì, perché spesso c'è una comprensibile foga di buttare fuori quello che si ha dentro, e anzi è assolutamente molto condivisibile e sicuramente io sprono a farlo, però anche bisogna avere un po' di lucidità per capire che quello che si è buttato fuori, diciamo, per dargli una valutazione minimamente oggettiva e dire quello che ho buttato fuori è quello che mi veniva e quindi va bene, oppure comunque è una cosa anche un po' interessante per altri, no? Perché secondo me è una cosa fondamentale avere questo approccio mentale, capire se quello che si fa è una cosa che può essere interessante per altri. È chiaro che è difficile perché i figli sono tutti belli per la propria mamma, però
però capire anche semplicemente se quello che si fa lo fanno in altri mille, oppure se c'è un tocco di originalità che non è sempre sinonimo di bontà, no? Essere originali non è per forza buono. Se io e lui ci mettiamo a fare una gara di scurregge, probabilmente non sarebbe una bella cosa da vedere. Non saremmo originali. Nemmeno più di tanto, poi, fra l'altro. Quindi, però, insomma, avete chiaro. Effettivamente la metafora sentimentale era quella più indicata. In qualche modo bisogna, insomma, effettivamente la musica può essere tranquillamente accostata al discorso sentimentale, perché tutto, un po' tutto, diciamo, se lo forzi un po' beh, tutto... a finire sempre lì il discorso, sì. Dai millenni, dai secoli nei secoli, effettivamente. No, nel senso che uno realizza il proprio prodotto. Oggi, appunto, la democrazia della rete, la facilità con cui, in qualche modo, ed è una grandissima conquista il fatto di poter mettere a disposizione dell'ascolto di tutti un tuo progetto senza dover, appunto, andare al negozio, pretendere la distribuzione, pretendere di essere messo in vetrina. In qualche modo facilita, però effettivamente poi il salto professionale, il salto, appunto, della ricerca del consenso, perché stiamo parlando di questo, certo, fondamentalmente, perché poi alla fine chiunque può fare qualcosa, e anche fregandosene se vengono al tuo concerto 5 o 1000 persone, insomma, no? Oggi possiamo fare qualsiasi cosa, insomma. Anche registrare, appunto, un buon prodotto in casa, questa è una grande conquista, un grande vantaggio. Però effettivamente, se parliamo di ricerca del consenso, cioè nel trasformare la tua passione in un lavoro, effettivamente bisogna aspettare che qualcuno si innamori di quello che fai, e questo rientra nell'opinabilità delle situazioni, insomma, in qualche modo. Per cui potresti anche essere fuori epoca, fare una musica splendida che magari fra 10 anni, quanti si sono trovati praticamente in questa situazione? Quanti gruppi oggi, riflettevo qualche secondo fa, insomma, magari venuti fuori negli anni 90, ritroveremmo alle 15 di pomeriggio su MTV con il videoclip, invece oggi dobbiamo... o trovare su internet noi, oppure aspettare la mezzanotte di notte quando li vanno a trasmettere, insomma, cioè, nel senso che effettivamente il problema è ampio, insomma, perché ci troviamo in una giungla immensa in cui gli animali sono molteplici ed è difficile effettivamente intercettarli. E... D'altra parte c'è anche il lato positivo, che è palese, e che è quello che dicevi prima, cioè la possibilità di fare un prodotto molto, anche velocemente, anche di buona qualità, o comunque di una qualità accettabile, con pochissimi mezzi, e metterlo nel lagone, no? In rete, e se riesco a far incuriosire le persone sul mio nome, poi la gente mi trova, perché, come dicevi te, prima dovevi aspettare di vedere un video, o un video già si parla di alta tecnologia, ma dovevi sentire la radio, e magari se ti piacevano dei gruppi un po' più particolari dovevi aspettare Stereo Notte sulla Rai, che era uno dei pochi passava certa musica, esatto, che passava certa musica, quindi di notte la radio Rai, e ascoltare un pezzo che ti piaceva, e magari ascoltare 2 ore di musica e c'era un pezzo che ti piaceva, e magari il tipo blaterava il nome, che era in inglese, e quindi te perdevi il nome e impazzivi, nel senso che non c'era Shazam che ti diceva che brano era, quindi. Oppure la cosa che mi faceva imbestialire, scusate gli aneddoti così da vecchio, però era quando partiva la pubblicità a fine pezzo, e te eri lì che dicevi: no, ma come, questo pezzo bellissimo, non saprò mai chi era. Cioè, ora
è tutto molto più semplice, no? Digiti qualsiasi nome, senti il tuo amico ti dice che i Pippo Pippo sono un gruppo fico, te digiti Pippo Pippo su Google e lo ascolti, o su Spotify o quello che è, e ascolti la loro musica. Quindi c'è indubbio il vantaggio di... Certo, c'è una giungla, però nella giungla ci sei anche te. Quindi, il problema è l'effetto, diciamo, sì, di rumore, sì, di fondo. Esatto, però è un prezzo che secondo me vale la pena pagare. Però è indubbio che ci sono difficoltà per chi non ha ancora quella visibilità tale che il tuo amico parla di te, di quel gruppo lì, insomma. Dai, ne piove. Piove e sono le 13. Vogliamo andare a mare.